Ciao ragazzi, benvenuti in questo video dedicato alla nostra crescita interiore. Benvenuti agli amici in diretta che ci seguiranno sulla diretta e ovviamente un benvenuti alle persone che seguiranno questo video insomma in differita. Ho intitolato questo video Come vivere meglio, ok? E per spiegare questo come vivere meglio ho deciso di farvi conoscere una metafora molto bella e molto interessante e anche molto famosa e ricercata in tutte le tradizioni antiche. Per capire come vivere meglio è importante però innanzitutto capire come noi funzioniamo all'interno, ossia quali sono o come sono le nostre dinamiche interiori. E per far questo ho deciso di farvi conoscere appunto questa metafora. Dobbiamo immaginarci come un carro, un cavallo, un cocchiere e il padrone, ok? Tu immagina questa figura, ossia l'immagine di un carro trainato da un cavallo, ok? Guidato da un cocchiere e comandato da un padrone, ok? È molto semplice da capire, però seguimi perché solamente seguendo passo dopo passo riuscirai bene a capire dove voglio arrivare. Beh, innanzitutto parliamo del carro, il carro che rappresenta sostanzialmente il nostro corpo. E da che cosa dipende il carro? Dipende innanzitutto dal cocchiere, che rappresenta la mente, ma anche dal modo in cui esso è trainato dal cavallo, che sono le emozioni. Il carro è il corpo, il cocchiere rappresenta la mente, mentre il cavallo rappresenta le emozioni. Questi tre elementi rappresentano quello che viene chiamato ego, oppure possiamo definirlo anche personalità. Ok? Invece il padrone possiamo rappresentarlo come l'anima, come il sé superiore, come la coscienza superiore, insomma, gli vengono dati molti nomi per semplicità, per la cultura che comunque abbiamo qui nel nostro paese, io lo chiamerò semplicemente anima, dove però non voglio dare a questo nome una connotazione religiosa, assolutamente no, ma unicamente una connotazione spirituale. Quindi abbiamo detto che il carro rappresenta il nostro corpo e il suo star bene è determinato sia dal cocchiere e quindi dal modo in cui viene guidato il corpo dalla mente, sia ovviamente dalla forza con cui il cavallo lo traina e quindi con la gestione delle emozioni. Infatti le emozioni, ossia il cavallo, rappresentano il movimento. Io non so se ci avete mai pensato, però nella parola emozioni c'è la radice mozione, emotus, muovere. Difatti le emozioni sono sempre, vengono sempre prima delle azioni. Difatti, se tu ci pensi, ogni volta che proviamo un'emozione, segue a questa emozione un'azione. Pertanto possiamo considerare le emozioni come un deposito fortissimo, un deposito veramente molto forte di energia. E qui la domanda principale che ci dobbiamo tutti chiedere è: ma come utilizziamo questa energia? La utilizziamo in che modo? La utilizziamo in modo performante o la utilizziamo in un modo errato? La utilizziamo in un modo costruttivo o la utilizziamo in un modo distruttivo? Ecco che il discorso comincia già ad allinearsi. Chi gestisce il cavallo e quindi le emozioni, abbiamo detto il cocchiere, ok? Ossia la nostra mente. Ma parliamo un attimino di più del cocchiere. Beh, il cocchiere rappresenta, abbiamo detto, la mente e quindi tutti i processi di pensiero. Il cocchiere è anche colui che quando guida il carro e guida il cavallo riceve, no, le informazioni dall'esterno. Ed è proprio questo, no, che fa la mente, riceve le informazioni dall'esterno, le processa per mantenere il corpo sano oppure no, e per mantenere in controllo, in gestione le emozioni oppure no.
Questo è un discorso molto importante, quello del cocchiere, perché il cocchiere, abbiamo detto, riceve le informazioni dall'esterno e in base alle informazioni che riceviamo dall'esterno o che scegliamo di ricevere dall'esterno, si creano quelli che vengono chiamati programmi mentali oppure schemi mentali. E gli schemi mentali sono coloro che poi prendono le scelte al posto nostro. Pertanto è molto importante che il cocchiere selezioni in modo accurato tutto ciò che gli sta intorno. È importante che la nostra mente selezioni in modo accurato le informazioni dell'esterno. E quindi semplici consigli di stile di vita: guardi il telegiornale o non guardi il telegiornale, guardi tanta televisione o guardi poca televisione. E quali amici frequenti, che persone frequenti, quali pensieri scegli, quali pensieri fai di più. Ecco, tutta questa serie di varie accortezze ci può aiutare a migliorare la nostra mente, a migliorare il nostro cocchiere e quindi a migliorare ovviamente la gestione del nostro corpo e la gestione delle nostre emozioni. Beh, rimane però una parte decisamente importante, che è ovviamente la più importante, che è il padrone. Il padrone abbiamo detto che è rappresentato dall'anima, che è rappresentato dal sé superiore, insomma lo possiamo chiamare in tanti modi. E ad un certo livello e in alcune culture, diciamo da un punto di vista razionale, ecco, questo padrone non c'è. Non esiste, però viene ripreso in tutte le culture spirituali, viene ripreso, diciamo, da tutte le antiche civiltà, questa parte di noi, e quindi è una parte su cui dobbiamo necessariamente lavorare. Difatti, molte culture, la religione stessa, insomma, ma io non parlo di religione, parlo di spiritualità, confermano la sua presenza. I cristiani abbiamo detto che la chiamano anima. E che cosa fa il padrone? Il padrone è quella parte di noi estremamente saggia che tutto conosce e tutto sa ed è quella parte di noi che ci guida, ok? È il padrone del carro, quindi è il padrone del carro che dice al cocchiere dove andare, è il padrone del carro che dice al cocchiere l'obiettivo, ossia il raggiungimento. Però, non è che il padrone indica esattamente la via che il cocchiere deve seguire. Deve essere il cocchiere che, in perfetto allineamento con il padrone, ok, trova la via più giusta e più sana per raggiungere quel determinato obiettivo. Ok? Ecco, spero di avervi un attimino delineato questa metafora in modo abbastanza chiaro. E adesso facciamo due distinzioni importanti. Ossia, come dovremmo funzionare e come invece funzioniamo. Come dovremmo funzionare? Beh, dovremmo funzionare innanzitutto con il padrone che tutto conosce, che trasmette sotto forma di idee, sotto forma di intuizioni, sotto forma di, possiamo chiamarle, sì, illuminazioni, trasmette tutte queste cose qui al cocchiere. Quindi trasmette l'obiettivo. Trasmette lo scopo, o meglio ancora, trasmette la missione sotto forma di idee e intuizioni al cocchiere. E il cocchiere, che è un personaggio estremamente aperto, quindi dalla mente estremamente aperta, ok, e non chiusa, da una mente estremamente aperta, ok, anche lui, dato che possiede questa mente aperta, possiede l'intelligenza necessaria affinché può gestire in modo ottimale le emozioni, può selezionare in modo accurato tutte le informazioni che devono far parte di lui, ok? E soprattutto gestisce nel modo corretto e gli dà anche importanza il proprio carro e quindi il proprio corpo. Perché? Perché sa che questo carro è l'involucro con la quale il padrone sta facendo la sua esperienza qui, su questa terra. Ok? Pertanto avremo un ego, quindi cocchiere, cavallo e carro.
alias mente, corpo ed emozioni, ego e personalità, come abbiamo detto prima, che sono in perfetta armonia con il padrone. E quindi il viaggio non può che risultare altro che gioioso, piacevole e soprattutto importante da un punto di vista, possiamo chiamarlo anche evolutivo. Questo è quello che dovrebbe accadere, ok? E poi ovviamente c'è quello che in realtà, come in realtà funzioniamo, perché, oddio, ci sono dei momenti in cui funzioniamo così. E io spero che voi funzionate in questo modo, eh? È quello che viene chiamato stato di flow, stato di flusso. Però purtroppo non sempre accade così. E com'è che invece funzioniamo? Funzioniamo perché sostanzialmente il problema più grande è che non c'è un rapporto importante con il padrone. Non c'è un rapporto di contatto con il padrone. Pertanto il cocchiere si sente smarrito, il cocchiere sta guidando il carro ma con una poca autostima o comunque con un obiettivo che non esiste perché non essendo in contatto con il padrone che è lui che dà l'obiettivo c'è questo problema e quindi avremo un cocchiere insicuro, un cocchiere che probabilmente farà fatica a gestire le proprie emozioni e quindi sarà in balia del cavallo. Avremo un cavallo che corre troppo velocemente, un cavallo troppo impulsivo, un cavallo effettivamente poco comandato. Di conseguenza, un cavallo poco comandato andrà a trainare il carro troppo violentemente, in modo troppo forte. E quindi il carro si logora, si rompe e quindi ecco che le nostre emozioni vanno a danneggiare il nostro corpo. Tant'è vero che il cocchiere, essendo smarrito, farà fatica anche a selezionare tutte le varie informazioni che ci sono intorno a lui. Pertanto, cosa succederà? Succederà che saremo invasi da pensieri probabilmente di bassa frequenza, da pensieri di paura, di frustrazione, di poca autostima. Ed ecco che ovviamente il viaggio non può essere piacevole, ma sarà un viaggio smarrito, sarà un viaggio poco consapevole. E questo perché? Perché non c'è o viene meno il contatto con il nostro padrone. Quindi, partendo dall'inizio del video, come possiamo vivere meglio? Beh, dobbiamo lavorare ovviamente su tutte e quattro queste sfere, mente, corpo ed emozioni e quindi sulla nostra personalità, ma soprattutto nel ritrovare quel padrone che risiede in noi. E quel padrone risiede in noi, non è al di fuori di noi, come ci è stato fatto credere o come tuttora ci viene fatto credere, ma è il padrone, ossia la nostra forma, la nostra parte più profonda, la nostra parte che conosce tutto. Sta all'interno di noi ed ecco perché quando si dice le risposte sono già dentro di te è proprio, secondo me e secondo il mio modesto parere, una grande ed assoluta, no, assoluta no, però una grande verità. E quindi ti invito, vi invito a iniziare un percorso su voi stessi, un percorso che vi permetta di ritrovare questa parte antica, di ritrovare questa parte importante, questa parte saggia che saprà dirvi attraverso idee e attraverso intuizioni dove dovete andare. Per questo video, questa sera è tutto. Io vi ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciatemi un commento. Fatemi sapere le vostre opinioni riguardo alle mie parole, per me sarà un piacere leggere qualsiasi commento voi scriviate e ovviamente cercherò di rispondere a tutti quanti. Grazie di cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao!